Ciao, oggi vi faccio vedere come allacciare un foulard ai manici di una borsa. Questo qui in particolare l'ho prestato a un'amica, è il Twilly, è un Twilly di Hermes. Se volete questo, allora il Twilly di Hermes, ci sono due misure, c'è il Twilly e il Maxi Twilly. Per quanto riguarda il Twilly normale, che è più piccolino, l'altezza è 5 cm e la lunghezza sono 86 cm. Prezzo 135 euro, 100% seta, va lavato a secco, c'è scritto qui, ma se lo lavate a mano con acqua fredda non succede nulla. Si può stirare, cioè, normalmente sulle carte a stiro c'è il programma apposito. Stiratelo umido perché sennò rimangono le pieghe. Si possono comprare anche su internet i Twilly, una delle poche cose che su internet si può comprare di Hermes, insomma, proprio sul sito Hermes. Che volevo dire? Ma procediamo, vi faccio vedere come lo metto. Una punta, fate un nodo qui. Tenete presente dov'è l'etichetta per non farla poi uscire fuori sul manico, quindi questo lo devo girare così. Aspettate che il nodo lo metto verso dentro, così non si vede. Per quanto riguarda i bandeau di Vuitton, quelli sono più lunghi dei Twilly. Sono lunghi 1 metro e qualcosa, adesso non ricordo, e costano un po' di meno. Vengono 115 euro in negozio. Su Depop si possono trovare usati a buoni prezzi. Arrivati alla fine, fate un altro nodo. Che scivola perché è seta. Mi sono persa la punta. Ecco qua. Devo rigirare un po'. Stringete qui. Ed ecco qui. La borsa ha i suoi manici protetti. Adesso ho fatto un po' la meno peggio, non ho calcolato di farlo uguale qui e qui, però insomma con la pratica qui va un po', mettete un po' sopra ed ecco la borsetta come rimane. Il Twilly ha tantissimi usi, non solamente per i manici delle borse, ma si può portare anche come bracciale, tra i capelli, al collo. È un accessorio molto versatile, tra le cose Hermès è tra le più economiche. E niente, spero sia stato utile questo video e al prossimo. Ciao ciao!